In realtà Roma è stata bloccata in questo anno e mezzo di governo Marino e la partecipazione è stata relegata in un angolo, è stata insomma, anche rispetto alla raccolta dei firme che abbiamo prodotto, c'è stato un atteggiamento di disinteresse sostanzialmente fino adesso di questa amministrazione, tranne nell'ultimo periodo, dopo vicende di Mafia Capitale, che spero che appunto ci dicano che non può continuare quel meccanismo consociativo, quel meccanismo che spunge la conflittualità, i conflitti dall'aula Giulio Cesare, che sono poi appunto invece eliminare il conflitto ha significato che ci si spartiva la torta, allora forse invece è meglio ritornare anche con degli elementi di conflittualità, provare a governare questa città in rapporto con la città, con la partecipazione, con quegli organismi molecolari anche che esistono nei nostri territori, a partire dalle associazioni di base, i comitati di quartiere, i centri sociali, i movimenti di lotta, che possono diventare una risorsa anche per davvero per ripubblicizzare l'acqua, per governare il patrimonio pubblico, per costruire servizi e posti di lavoro, per dare risposta all'emergenza abitativa, all'accoglienza e quant'altro. E diciamo che il referendum era l'inizio, non la fine di una battaglia. È stata una grande vittoria, ma siccome andava a intaccare un elemento, un nodo dei conflitti in atto tra grandi capitali finanziari che vogliono appropriarsi dei beni comuni e riappropriazione sociale degli stessi, è chiaro che la battaglia cominciava da quel momento e infatti tutti i governi sono succeduti in questi anni, comprese le amministrazioni comunali, non ultima quella governata da Marino, stanno portando avanti processi di ulteriore privatizzazione di Acea, dei beni comuni, dei servizi pubblici. Ma su questo ovviamente l'onda lunga del referendum sta in campo. Oggi siamo qui da una parte per pretendere che le istituzioni mettano in discussione le delibere firmate dai cittadini, dall'altra per dire che la strada che indichiamo noi complessivamente come movimenti è l'unica strada possibile di uscita dalla crisi. Bisogna dire che le istituzioni non sono state e continuano a non essere in grado di valorizzare le esperienze dal basso che si producono, esperienze che riescono appunto a riutilizzare spazi abbandonati per quello che è il loro scopo e per rispondere alla richiesta della cittadinanza di cultura, di spazi, di welfare dal basso, di luoghi di socialità, anche dell'emergenza abitativa, ma anche di luoghi dove, di co-working, dove poter sviluppare economie diverse, sostenibili. Con l'atto unilaterale del Comune di Roma, che riguarda comunque tutti i dipendenti capitolini, di fatto nel settore scolastico educativo si mandano a casa più di 3.000 precari, quindi questo vuol dire comunque non attivare nessun percorso di scuola pubblica e portare 4.000 persone nello stato di disoccupazione o di dover andare a trovare un altro lavoro nel privato. La competenza del Comune è sulla scuola dell'infanzia, gli altri ordini di scuole derivano direttamente dallo Stato. E anche la scuola dell'infanzia è assunta dallo Stato, però il Comune ha la competenza di istituire delle sezioni di scuola materna comunale, pubbliche, laiche. Questa è la cosa più importante. È una cosa che sfugge molte volte quando si fanno questi dibattiti e queste iniziative, è che a differenza degli asili nido, entrambi scuole dell'infanzia e asili nido impattano, come hai detto tu, sulle famiglie, sulla vita sociale, ma la scuola dell'infanzia è scuola, mentre il nido è servizio socio-educativo. Quindi sono due aspetti nell'educazione dei bambini e delle bambine diversi. La legge 444 ha istituito la scuola dell'infanzia come scuola, non obbligatoria per i bambini, ma obbligatoria per lo Stato istituirla, e i comuni che la istituiscono devono sapere che hanno a che fare con un ordinamento scolastico. Noi come comitato, all'interno delle delibere, delle quattro delibere, ci chiamiamo articolo 33, proprio come dire che la scuola dell'infanzia non è un optional, il comune la può fare se ha i soldi, la deve fare. Allora qual è il succo della nostra delibera? È che il comune, se non ha le somme sufficienti
per garantire, le deve chiedere allo Stato, non deve dire ci sono le scuole private, facciamo le convenzioni, come avviene in molte città. Sì, ripensare una città che non può essere più la città degli esclusi, ma deve essere una città che includa e che dia opportunità a tutti. I diritti sono diritti, non possiamo chiamare i diritti le beneficenze. Io mi oppongo anche a questo perché ormai anche in ambito sociale mi pare che ci siano beneficenze e basta, che non producono uscita da circuiti, come dire, di dipendenza e feudali, ma invece organizzano e provvedono attraverso accompagnamento ad ottenere veramente i diritti, che siano stabili e non aleatori. Perché la mafia è opacità. E allora in una situazione in cui la politica tende sempre di più a chiudersi, a non ascoltare i cittadini, le proposte che vengono, a utilizzare metodi e riforme che più delle volte sono sempre più verticali, che tendono invece a riscattare quanto di buono può venire dal basso, si chiudono. E quello è un meccanismo in realtà che favorisce le mafie, che favorisce le concentrazioni di potere, per cui questo metodo a noi piace tanto perché è il metodo che serve per sconfiggere le mafie. Trasparenza, verità, capacità di confronto orizzontale con i nostri eletti, così come dovrebbe avvenire. Io penso che oggi sia una giornata importante perché si tenta di ricreare quei nessi amministrativi che troppo spesso sono mancati nella politica romana. E bisogna fare in modo che si faccia egemonia oltre che discussione all'interno dell'aula consigliare, quindi che si inizi a fare un discorso condiviso sulla necessità di rendere l'acqua pubblica, sulla necessità di valorizzare il patrimonio pubblico oltre le dinamiche privatistiche. Io penso che l'assemblea di oggi sia anche questo, cioè l'opportunità di discutere, di dibattere, di far avanzare ovviamente i diritti all'interno di questa città. Da soli non ce la possiamo fare. Un'istituzione di fronte a 32.000 firme raccolte su 4 proposte di iniziativa popolare non può far altro che confrontarsi, vedere quali sono i punti in comune che possono essere portati in consiglio comunale e naturalmente, diciamo, prendere atto che c'è una parte della cittadinanza di Roma che vuole essere protagonista al pari di chi viene eletto in aula Giulio Cesare. Io penso che stiamo di fronte a una sfida sia all'amministrazione ma anche ai movimenti, cioè noi non possiamo essere quelli che dicono solo così non va, cioè noi possiamo anche oggi fare l'elenco di cosa non ha fatto Marino o di quello che ha fatto male Marino, ma non credo che poi risolviamo i problemi di chi non ha casa, non credo che risolviamo i problemi di chi non ha lavoro, non credo che risolviamo i problemi di servizi che mancano in questa città.